Il settore dell'agroalimentare, il mondo agricolo in genere, come scelta di vita e opportunità di sviluppo occupazionale. Questa è la tendenza che viene registrata in aumento sia sul territorio nazionale che regionale. Ne è la conferma il successo sempre più consolidato ed esteso riscosso dai prodotti enogastronomici pesaresi, che ottengono prestigiosi riconoscimenti alla qualità e alla professionalità, sia in campo nazionale che internazionale. Alla base di questi ottimi risultati ci sono le notevoli energie profuse nella direzione della promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze dall'azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello e Camera di Commercio di Pesaro Urbino, come nel caso del premio attribuito alle imprese che si sono distinte nel settore dell'agroalimentare sia in campo nazionale che internazionale. L'incontro, al quale hanno partecipato associazioni di categoria, produttori ed enti, si è tenuto presso l'azienda agricola Lucarelli, in località Ripalta di Cartoceto, ed è stata l'occasione per un confronto sia sotto il profilo progettuale che di sintesi dei risultati raggiunti in questi ultimi anni. Un premio, come ha sottolineato Gianfranco Santi, presidente di Terre di Rossini e Raffaello, rivolto ad un ambito di attività sempre più ampio. Non solo vini, anche olio, birra artigianale, miele, pizza e soggetti che a loro volta si rendono promotori del territorio pesarese e dei suoi prodotti d'eccellenza. Oramai noi come azienda speciale Camera di Commercio una volta all'anno vogliamo in qualche modo riconoscere, dare un ulteriore riconoscimento a quelle aziende che nell'ambito di concorsi nazionali ed internazionali hanno raggiunto diciamo posti di eccellenza, vale a dire primo e secondo posto. Nella nostra provincia queste aziende rispetto all'anno scorso hanno avuto un notevole incremento e questo, come dire, ci dà la forza di continuare a valorizzare queste imprese, perché significa che tutte, piano piano, tutte le imprese cercheranno di raggiungere elevati standard qualitativi, e questo inorgoglisce noi non solo come azienda speciale ma come diciamo consumatore, come abitanti, come produttori di questa provincia, di questa regione, in quanto vediamo che nel mondo e in Italia riconoscono questi nostri prodotti, vino, olio, miele, la stessa pizza Terre di Rossini e Raffaello con riconoscimento internazionale. Questo ci inorgoglisce e questa sera andiamo a festeggiare in questo splendido posto, in una delle cantine, la cantina Lucarelli Roberto, che è stato anche lui con un vino premiato a livello internazionale. Noi questa sera abbiamo aziende che hanno prodotto la birra, aziende che producono miele, aziende che producono vino, che producono olio. Premieremo anche le sommelier del Montefeltro perché hanno avuto un riconoscimento nazionale come migliore sistema organizzativo. Premiamo tutto quello che riguarda l'agroalimentare, un pizzaiolo che con la pizza, come dicevo prima, una pizza Terre di Rossini e Raffaello, è riuscita ad avere un'eccellenza a livello mondiale. L'agroalimentare del nostro territorio sta in qualche modo sviluppandosi. L'altra nota positiva è questa, che tutte queste aziende sono condotte da giovani, la maggior parte di queste aziende. A ricevere il premio, l'azienda agricola Roberto Lucarelli di Cartoceto, selezione internazionale vini da pesce premio Marche 2013, medaglia di bronzo, bianchello del Metauro DOC, la Ripe 2012. Si fa con tanto impegno, tanta passione. Noi abbiamo ereditato qualche ettaro di terra da babbo aziendale e da lì abbiamo iniziato a costruire la cantina 15 anni fa. Quindi tanti impegni, tanti sacrifici, è un lavoro che facciamo con passione, tanta passione, quindi non ci pesa più di tanto e che sicuramente ci farà fare un po' di strada. Ne avremo tante da fare ancora, speriamo. Per ottenere un buon prodotto, uno ce l'ha in mano, Esther, sicuramente anche ricerca, studio, sperimentazione. Sì, certo, ricerca è fondamentale, poi è fondamentale anche il territorio nostro e il terreno che c'è sotto, dove cresce un vigneto, dove cresce un oliveto, sono cose che sono l'inizio di un buon prodotto.
azienda agraria Guerrieri Luca di Piagge. Selezione internazionale vini da pesce 2013, vini bianchi secchi a indicazione geografica, medaglia di bronzo, Guerriero Bianco 2010. Che l'anno scorso è riuscito a vincere la medaglia di bronzo al concorso internazionale vini da pesce con oltre 600 vini partecipanti. Quindi successo di un bianchello, il Guerriero Bianco affinato in legno e leggermente surmaturato, dimostrando che il bianchello può essere anche prodotto e consumato in molteplici possibilità. Azienda Terra Cruda di Fratte Rosa. Concorso mondiale dei vini di Bruxelles 2013, medaglia d'argento Profondo 2009, Colle Pesaresi Sangiovese d'Occa. Società agricola Il Conventino di Monte Ciccardo. Il suo olio extravergine Fra Bernardo nel 2013 ha vinto il bronzo al concorso Sol d'Oro a Verona, la lode di eccellenza al concorso L'Oro d'Italia a Lecce e il premio speciale Competizione Internazionale a Dubai. Sicuramente è una piacevole esperienza culinaria saper abbinare un olio al piatto. Noi cerchiamo di fare tutti extravergini di qualità, nel caso dell'olio premato è olio il Fra Bernardo, l'etichetta, e monovarietale di oliva ascolana tenera. Quindi il profumo è la foglia del pomodoro e si abbina molto bene con piatti a base leguminose oppure con del formaggio di fossa o dei crostacei al vapore. Oppure come uno meglio lo gradisce, perché poi gli oli si abbinano bene comunque con tutti i piatti. Apicoltura Gabannini di Urbino. Goccia d'oro per il miele mille fiori e il miele d'acacia. Il migliore delle Marche nella sua categoria al concorso Grandi Mieli d'Italia 2013 di Castel San Pietro. Siamo contentissimi di aver ricevuto questo riconoscimento da parte dell'azienda speciale della Camera di Commercio per i nostri due mieli che quest'anno hanno vinto tre premi, il nostro miele di acacia dei Colli Urbinati e mille fiori dei Colli Urbinati, e la nostra azienda, parlo anche della mia azienda ovviamente, ha 101 anni quest'anno e siamo la quarta generazione di apicoltori, e la cosa che ci contraddistingue ovviamente è il fatto di avere una tradizione familiare molto forte, molto spinta, e ciò che diciamo sempre, il massimo rispetto per la natura e per le api, che poi sono la nostra vita, ecco, non solo il nostro lavoro. Birrificio Collesi, medaglia d'oro all'Europa Beer Star in Germania, medaglia di bronzo e medaglia d'oro all'International Beer Challenge di Londra. Medaglia d'oro al World Beer Championship di Chicago. È una birra ad alta fermentazione, subisce due livelli di fermentazione, la prima in autoclave, la seconda in bottiglia come lo spumante. Batte anche le birre tedesche? Beh, diciamo che è uno stile diverso, comunque sì, abbiamo vinto tantissimi premi perché siamo stati premiati birreria internazionale dell'anno negli Stati Uniti e siamo stati premiati con la birra nera miglior birra europea nella categoria Belgium Style Strong nel 2012. Nel 2013 abbiamo vinto tutte medaglie d'oro, compresa praticamente una medaglia importantissima che oggi in Italia ce l'hanno solo due aziende, in Germania. Delegazione AIS Montefeltro, premio speciale per l'interdisciplinarietà al 47° congresso nazionale AIS di Firenze. Guardando il bicchiere, guardando il vino attraverso il vetro, riusciamo a capire se il vino è ancora vivo, perché la limpidezza e l'immagine di luminosità che ci dà il vino rappresenta già un buon esame. Poi dopo andiamo con l'olfazione, quindi sentiamo se è intenso, complesso, e quindi abbiamo degli altri parametri da sviluppare. Ovviamente poi mettendolo in bocca abbiamo delle sensazioni, quindi abbiamo le sensazioni di durezza, di morbidezza, di persistenza gustativa in bocca, e anche questi sono dei parametri che andiamo a sviluppare e a poi sommare nel finale della considerazione. Ed infine, ristorante Il Gatto e la Volpe, medaglia d'argento al premio Pizza Chef con la pizza velata di Terre di Rossini e Raffaello, trofeo internazionale SIGEP 2013 di Rimini. La pizza con una lievitazione particolare. Faccio delle lievitazioni per portare a una digeribilità
Molto molto forte, sì, con dei profumi, questo passaggio da profumi, digeribilità, come dicevo un attimo fa. Questo è un prodotto che faccio con delle lievitazioni a 3, 4, 5 giorni di lievitazione. I lieviti cerco di portarli ad esaurimento per far consumare tutti gli zuccheri all'interno e ad avere digeribilità, profumi e tante altre piccole sfaccettature. Questi poi usando dei prodotti del territorio, ed ecco qua, anche adesso ho vinto un secondo posto agli internazionali quest'anno con l'associazione Acrobati Italiani e giù a Foggia mi sono portato a casa due primi posti con il pizzaiolo dell'anno. Prima di chiudere questa intervista, un omaggio molto delicato per le donne che ci seguono, una pizza dedicata a loro. Con molto piacere, qua ho messo della favetta di Frate Rosa, borragine, fiori, come adesso vi faccio vedere. Ora i nostri prodotti sono in tutti i punti vendita più importanti del mondo e sulle tavole anche dei ristoranti del mondo. Sì, e questo è successo grazie a un impegno straordinario che in questi anni le Camere di Commercio, insieme anche alla Regione Marche, al Presidente Spacca e agli imprenditori, hanno portato avanti nel mondo, perché non è stato facile sfondare e riuscire a battere con dei concorrenti come ad esempio i vini francesi piuttosto che i vini piemontesi o toscani. Però oggi i nostri vini non hanno niente da invidiare a nessuno. Siamo diventati dei produttori di vini eccellenti e di vini che addirittura per quanto riguarda il prezzo è inferiore ad alcuni vini sia piemontesi che toscani o francesi, pur essendo o della stessa qualità o di qualità migliore. E questo io credo che sia un fatto molto molto importante. E attraverso queste iniziative che noi siamo riusciti a sfondare su molti mercati. Però io credo che questo non basta più, perché le sfide sono sempre più forti. Sui mercati internazionali le imprese anche tra di loro si stanno aggregando e quindi è ora di cominciare anche noi a fare un ulteriore salto di qualità. Molte volte pecchiamo di provincialismo e dobbiamo toglierci di dosso questo problema, perché io credo che è un fatto anche psicologico, no? Pensare di non poter battere l'avversario che magari sta in un'altra regione, in un altro paese. Io credo che le nostre imprese in questi anni, proprio sul nostro territorio, hanno dato dimostrazione di essere capaci, di essere in grado di battere qualsiasi avversario e di realizzare un prodotto di altissima qualità. Io credo che con queste imprese si possa andare tranquillamente a testa alta in ogni paese del mondo. Questo pomeriggio di riconoscimenti è stata anche l'occasione per ribadire quanto è importante il ruolo della Camera di Commercio. Noi siamo a servizio delle imprese. Quando si tratta di promuovere il territorio, quando si tratta di promuovere le imprese, le innovazioni, le imprese legate al territorio, i prodotti di qualità che si affermano non solo nella nostra provincia ma in Italia e nel mondo, la Camera di Commercio è ovviamente al loro fianco. Quindi c'è un impegno economico importante, ma al di là dell'impegno economico, che per certi aspetti è una doverosa restituzione al territorio di quello che le imprese pagano attraverso il diritto annuale, c'è un impegno da parte di un sistema che è fatto dalla struttura, è fatto dal Presidente, è fatto dalle organizzazioni di categoria che si impegnano per promuovere i territori. E guardate, in questo momento, ecco, non è facile perché la situazione economica non è brillante, per cui è richiesto un impegno complessivo e anche la capacità di far passare motivi di speranza che sono anche motivi del nostro impegno e della nostra capacità di essere presenti nel territorio. Queste colline ben tenute dagli uomini, con le aziende agricole del territorio che hanno saputo mantenerle, coltivarle con produzioni di grande qualità, colline digradanti leggermente verso il mare,
E questa è la bellezza, insomma, del nostro territorio, una bellezza dalla quale non potevano che nascere uomini e donne con un grande amore per la terra, un grande amore per il territorio e che hanno saputo elevare la qualità delle produzioni enogastronomiche della nostra provincia, produzioni che oggi sono alla ribalta nazionale e internazionale per aver saputo coniugare la tradizione con la ricerca e con anche la capacità di internazionalizzare, perché molte di queste aziende sono presenti sui grandi mercati. Lei con grande poesia ha fatto una descrizione di questo territorio e ha colto nel segno, perché il lavoro importante che stanno facendo questi uomini e queste donne è proprio quello di mettere questo territorio dentro i loro prodotti e offrire il territorio insieme al prodotto al degustatore. Ma c'è un neologismo che va molto di moda, no? Che è glocal, quindi globale e locale. Questi imprenditori, perché questo sono, hanno saputo coniugare quanto di meglio il locale, il territorio riesce ad esprimere, ma a saperlo poi coniugare con la necessità di globalizzare le produzioni, internazionalizzare le vendite, però appunto legati alla sapienza, alla cultura di un territorio così straordinario. Chi ci porterà all'interno di questo percorso è Giuseppe Cristini, che conosce bene sia i prodotti che il territorio. Di che cosa parliamo? Sì, è un binomio vincente, un po' in tutte le Marche, ma in questa provincia più a nord della regione, veramente le piccole produzioni, magari le poche bottiglie, un vitigno molto ricercato, autentico, vigneti magari molto assolati o esposti e anche in altura, che danno dei vini di freschezza, bevibilità, franchezza. Io dico anche di bevibilità, di una gioia in cui il vino, e penso ai vini premiati, al Bianchello del Metauro, piuttosto che a un bianco affinato ma sempre con note di biancame, per passare a un Sangiovese Riserva dove le note di struttura si ampliano, e qui non possiamo, se prima andiamo a ricercare il pescato, la materia ittica, qui andremo a ricercare le grandi carni e sicuramente anche le selvaggine e la cacciagione. Però accanto ai vini vince un po' il paniere delle produzioni, e quindi come non pensare a un meraviglioso olio? Io dico che una bottiglia d'olio può essere in tutte le case degli italiani, per arrivare poi agli altri prodotti, il miele e, perché no, una bella pizza cotta nel forno a legno col lievito madre e prodotti e ingredienti purissimi. Cerchiamo sempre di più di far sì che i giovani possano in qualche modo entrare in questo mondo, nel mondo agricolo, nel mondo dell'agroalimentare. Diciamo che qui ci serve una forte mano da parte però della politica, delle istituzioni. Dobbiamo cercare in qualche modo veramente di dare una spinta importante perché il ricambio generazionale ci sia. Abbiamo anche gli strumenti per farlo, occorrono le volontà politiche. Una fra questa, cercare di eliminare al massimo la burocrazia che strozza anche queste aziende premiate tra le altre cose, e abbiamo bisogno di dare certezze ai nostri giovani. L'agroalimentare è un settore che insieme al turismo legato a questo può dare grandi prospettive economiche e di occupazione per i nostri territori. Le eccellenze del gusto di un territorio che sembra nato dal pennello di Raffaello, dove lo sguardo si perde tra le morbide colline marchigiane degradanti verso il mare e le note olfattive si fondono con le note musicali di Rossini, creando una melodia unica ed inimitabile da diffondere, sviluppare e tutelare nella sua meravigliosa unicità.